tripudio di bandiere, siamo uniti, compatti, è la risposta che stiamo dando ad Abby, all'Abby arrogante che prima di sedersi al tavolo delle trattative disattende il contratto precedente, all'Abby che ci vuole ricattare con la scelta tra salario e occupazione. Siamo qui per dire all'opinione pubblica che siamo bancari e non banchieri. Io ho 32 anni di servizio, 52 di età e sono una bancaria. Se avessi avuto 75 anni e fossi stata un uomo, probabilmente sarei stata un banchiere. Con l'alto dei miei 52 anni sono da rottamare come molti di voi qui presenti, perché sono scarsamente produttiva, perché sono poco flessibile. Molti colleghi di grandi gruppi bancari come me, anche internazionali, grazie alle fusioni, alle riconversioni, sono costretti a cambiare pelle ogni giorno, alla faccia della flessibilità. Io provengo dal mondo della finanza e oggi mi ritrovo a vendere il bond con la macchinetta per fare la birra, la carta di credito e il telefonino, ma va bene così, perché io tutelo il mio lavoro, io studio, mi aggiorno e mi riciclo. Qui quello che manca è la linea guida, quest'Abby che dice che le cose non vanno bene ma non fa alcun tipo di proposta, non ci dà alcun modello di banca da seguire. Si naviga a vista, senza un piano preciso, con obiettivi che cambiano in continuazione, con piani industriali che vengono stravolti. L'unica cosa certa è che vogliono ancora fare gli obiettivi dell'immediato, di pronta cassa, che non esiste una programmazione per il profitto durevole nel tempo che risale al bilancio. Nell'esercizio della nostra professione siamo spesso soggetti a grosse responsabilità, pene pecuniarie, legali, senza alcuna tutela. Questi signori che guadagnano 50 volte il nostro stipendio, che responsabilità si sono mai assunti per aver distrutto un sistema bancario? Per aver fatto i bilanci da profondo rosso concedendo crediti agli amici degli amici? Per aver esercitato la finanza predatoria che ha ridotto l'Italia in povertà? Non hanno fatto le scatole di cartone, stanno ancora lì ai loro posti benché inquisiti. Noi vecchi siamo stati spremuti fino al midollo e accantonati, ma i nostri giovani che futuro avranno? Quello di essere sfruttati? Ragazzi laureati con la perfetta conoscenza della lingua inglese, che prospettiva li attende? Via gli scatti di anzianità fregandogli 3.000 euro l'anno, via l'unico automatismo, cancelliamo i percorsi professionali, riduciamo il TFR all'osso, non diamo loro alcuna tutela, perché dovrebbero voler entrare in banca? Continuano a parlare di costo del lavoro, continuano ad imputare ai lavoratori le responsabilità dei loro fallimenti. I lavoratori non sono il problema, sono la risoluzione. In tanti anni di contrattazione e di lotte abbiamo ottenuto le aree professionali, i quadri, abbiamo ottenuto quello che è lo scheletro del nostro contratto nazionale, l'area contrattuale, e poi abbiamo avuto due gioielli unici nella nostra categoria, ma in tutte le altre categorie. Unico vero spirito di solidarietà generazionale, mi rivolgo al fondo di solidarietà che ha accompagnato tanti colleghi in esodo senza gravare sulla collettività, e poi del vero orgoglio della nostra categoria, che però l'opinione pubblica ancora non conosce. Mi riferisco al fondo dell'occupazione finanziato da noi, e che in un'Italia che ha la disoccupazione giovanile al 44% ha ridato speranza a 9.200 giovani, permettendo loro un futuro. Signori, il contratto è unico, uguale per tutti e sacrosanto, e non vi permetteremo di toccarlo. Le lotte degli anni 90 per l'area contrattuale, che ci hanno visto scioperare per ben 90 ore, ci hanno visti accompagnati da un governo amico. Purtroppo oggi la situazione è drammaticamente cambiata, non abbiamo questa fortuna, anzi. Abbiamo visto il decreto sulle banche popolari, sappiamo già che continueremo a vederne delle belle, ma noi saremo al fianco di tutti i colleghi che verranno interessati da questo nuovo fenomeno, perché adesso chi tocca uno di noi tocca tutta la categoria. Una sola vetrina.
rivolgo. Non facciamo che questa giornata diventi solo un ricordo. Da domani continuiamo a portare la nostra voce presso l'opinione pubblica. Continuiamo a parlare col benzinaio, col lattaio, col vicino di casa, con chi volete voi, ma soprattutto con la clientela, dicendogli che noi non vogliamo altro che il diritto a un contratto come altri 8 milioni di italiani, di cui 5.000 nel privato. Spieghiamo che noi stiamo lottando per il nostro modello di banca che abbiamo presentato nella piattaforma e che vuole le banche finalmente al fianco di nuovo delle piccole imprese, delle famiglie e dei giovani. Continuiamo così perché la strada è lunga, è difficile, ma possiamo vincere solamente restando uniti e stando tutti dalla stessa parte, dalla parte dei lavoratori. Grazie.